L'ennesimo crollo sul lungomare Andrea Doria di Capodorlando, l'ultimo è sicuramente uno dei più vistosi tra gli innumerevoli danni causati dalle mareggiate negli ultimi anni. Questa mattina l'intera piazzetta, in corrispondenza di Via del Fanciullo, adibita durante la bella stagione a ospitare tavoli e sedie di un locale del lungomare, è sprofondata insieme al muretto. Per tutta la notte le onde, spinte dal forte vento di Maestrale, hanno scavato sotto il marciapiede, risucchiando spiaggia e terreno. Stamattina il crollo, l'ennesima spiacevole sorpresa per gli abitanti di Capodorlando. Purtroppo è veramente un danno non indifferente. Sostanzialmente la zona dove non erano mai state fatte le parancole del muro ha ceduto, causa sempre il fenomeno erosivo. Abbiamo già contattato il commissario, sia il commissario, il dottore Maurizio Croce, sia il responsabile della protezione civile, l'ingegnere Cocina, perché si faccia un intervento immediato, perché qui non solo il muro, ma praticamente già sta scavando anche sotto il lungomare, quindi c'è il rischio che man mano vada sempre più avanti. Siamo certi che verrà fatto un intervento, speriamo, prima possibile, intanto sicuramente procederemo con la messa dei massi all'interno per evitare che continui questa situazione, ma dobbiamo aspettare un po' che finisca la mareggiata. Non hai idea ovviamente di tempi, se si riuscirà entro l'estate a riavere un muretto? Ma su questo no, faremo di tutto per farlo, sicuramente o con una mia ordinanza o con l'intervento della regione, ma lo faremo, Capodorlando non potrebbe stare così. Intanto abbiamo queste 800.000 euro che servono per la risistemazione dei pennelli, vediamo se con queste somme ci autorizzano possibilmente a fare almeno un piccolo intervento mettendo dei massi. Nel frattempo si aspetta il contratto di costa che dovrebbe risolvere tutti i problemi di questa zona costiera. Io mi auguro di sì, ormai guardate, non se ne può più fare a meno, il problema non è solo Capodorlando, sono tutte la zona costiera, ma non solo del nostro lato, ma anche dall'altro versante, quindi ritengo che sia arrivato il momento. Ma da questo punto di vista io ho molta fiducia nel dottore Maurizio Croce e nel presidente Musumeci e credo che adesso le cose verranno fatte con una certa celerità.